in questo spazio, grazie a Eurocultura e la Career Academy, affrontiamo qualche minuto di formazione a distanza. Io sono Pierluigi Cerini e mi occupo di public speaking e linguaggio del corpo. Oggi parleremo di come si realizza un video CV. Sempre più aziende adottano questo tipo di preselezione per vedere e osservare attentamente quello che può proporre il nostro candidato a distanza. Allora attenzione, utilizzare la comunicazione visiva è molto importante, far sentire la propria voce registrata bene, far vedere la propria immagine, quella che vogliamo rappresentare durante il nostro video e anticipare le nostre competenze trasversali grazie a questo video che sarà poi visualizzato dalle persone interessate. Quando facciamo un video CV, dobbiamo stare molto attenti all'aspetto tecnico della luce. I tipi di luce sono due, sono diretta e indiretta. La luce diretta è piuttosto abbagliante e la luce indiretta è di riflesso. Allora cosa vuol dire questo? Che dobbiamo cercare di tenere sempre illuminato il nostro volto, perché si devono vedere gli occhi, si devono vedere la nostra mimica facciale. Ma allo stesso tempo non dobbiamo restare abbagliati da tanta luce che mettiamo nel volto, perciò dovremmo cercare di utilizzare anche delle luci indirette, ovvero di riflesso, che possono essere la finestra di casa dove entra la luce in maniera indiretta e sicuramente non abbaglia. Oppure può essere filtrata la stessa luce della finestra attraverso una tenda che filtra l'eventuale sole che entra e magari potrebbe effettivamente abbagliare l'immagine. Ecco, cercare appunto di creare luce diretta e luce indiretta per arricchire quelli che sono poi i piani di immagine di luce nella nostra ripresa video. Altro aspetto molto importante è la preparazione della location, cioè dove noi gireremo il nostro video CV. Dovrebbe interessare chi ci osserva, creare curiosità, e perciò l'ambientazione è un po' quello che anticipa quelle che sono poi le parole che noi diremmo durante il video. Dunque fare un video all'interno di un ufficio per una competenza d'ufficio, fare un video all'aperto per una competenza che in qualche modo sta raccontando quello che stiamo facendo in quel momento. Perché una persona che si occupa di turismo sicuramente farà un video CV magari con dei pezzi in cui si trova all'esterno per rafforzare il concetto di quello che poi lui propone nel lavoro. Fate attenzione alla location, perché è il luogo che vi anticipa, racconta chi siete. Le persone si faranno un'idea di quello che stanno vedendo. A questo punto mi sento di darvi un altro consiglio: la preparazione dell'abbigliamento, che dovrebbe rappresentare il ruolo che desideriamo assumere in azienda. Fate attenzione anche alla inquadratura. Dovete scegliere un piano ravvicinato che metta in luce il volto. Dovete cercare attraverso l'inquadratura di dare alle persone la sensazione di continuità del discorso e la vicinanza con la persona coinvolta nella conversazione. Ricordandovi che i piani di ripresa sono la figura intera, il piano americano, il mezzo busto e il primo piano. Vedremo la prossima volta il dettaglio di questi piani di inquadratura. Siamo giunti al termine, dunque mi congedo ringraziando Eurocultura e la Career Academy per questo spazio dedicato alla formazione con Pierluigi Cerin, che vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima. Ciao!